a tutti, torniamo in questi punti di vista in Automotive World. Il sottoscritto Pierluigi Bonora, promotore di Forum Automotive, e Massimo Genzer, già top manager di importanti case automobilistiche, grande esperto opinionista nel settore automotive. Massimo, come primo commento ho preso una frase pronunciata tempo fa da Olivier François, CEO di Fiat e Abarth nel gruppo Stellantis. Allora, in Italia produrremmo più auto se se ne comprassero di più. Questo paese è l'unico in Europa che arretra sull'elettrico perché non ci sono incentivi sufficienti. Allora, primo giorno di incentivi, il 3 giugno, sono andati esauriti in 8 ore e 36 minuti, qui è un giallo che verrà fuori poi la verità entro i prossimi mesi, ma certamente diciamo che non è vero che gli italiani non comprano automobili, bisogna rispettare la volontà del mercato. Massimo. Ma mi sembra una frase veramente fuori contesto, fuori quadro. Olivier François non è che sta giorno che sta nel mondo dell'auto e sa benissimo che la produzione non si fa per venderla nel paese in cui si produce, la produzione si fa perché la si vende globalmente. Quindi io direi, non vorrei esagerare, ma mi sembra veramente una grande sciocchezza questo fatto che non produciamo perché gli italiani non comprano le automobili. Gli italiani le comprano, ma dategliele anche a prezzo migliore, insomma, il tema è tutto un altro. Se gli fanno pagare una piccola macchina 25.000 euro, è evidente che gli italiani ne comprano di meno, non che non le comprano, ne comprano di meno perché i prezzi sono inadeguati. E poi devi sposare le esigenze del mercato, le richieste del mercato. Ma andiamo, dai, François qui è un bel nome, Olivier François, credo che François sia il cognome, Oliviero certo. Francesco, dico, per carità di Dio, è un uomo di mercato, si rende conto, no, che non si va a fare sul mercato senza soddisfare le esigenze e la domanda dei consumatori. Il resto è poesia, dai, il resto è poesia. Ci sono stati anche dei dietrofront all'interno del gruppo Stellantis: annunci una macchina tutta elettrica, poi sei obbligato a abbinare il modello a benzina oppure ibrido. Vedi per esempio la grande Panda serba del che arriverà fra poco, annunciata tutta elettrica, invece arriva anche la versione ibrida, così anche per la 600. Sì, sì, ho parlato con qualcuno all'interno di Stellantis e hanno detto che hanno dovuto un po' rappresentare al vertice dell'azienda il fatto che fare una Panda tutta elettrica non ibrida francamente non poteva raggiungere i risultati che loro si aspettano. E poi ho visto che la Leap Motor non la faranno più a Mirafiori ma la faranno in Polonia, e fatela in Polonia. Comunque il tema è tutto un altro, il tema è strategico, insomma. Questa transizione energetica l'hanno fatta con i piedi. Bene, grazie a Massimo Genzer, grazie per il vostro gentilissimo ascolto. Beh, a questo punto ci riserviamo al prossimo appuntamento con Automotive World. Buona giornata a tutti. Grazie Pierluigi e un saluto a tutti quanti quelli che ci seguono.